Ovvio, allora, questo per l'unto dei signori, cosa fare quando in casa c'hai solo formaggini della Coop, un po' di burro, e le sottili, le fettine, quelle proprio che costano meno di tutte, il grana padano, e poi cosa c'hai? Gli spaghetti, e poi c'ho i formaggini. Sottilette, burro e un po' di pepe. Il pepe, sì. Intanto io aggiungerei i formaggini. Beh, perfetto. Mi sembra l'ingrediente fondamentale per questo. Miau. Lui ha già capito che sarà una ricetta. La sua cena sarà il formaggino anche per lui. Contentissimo. Il formaggino lo mettiamo in padella. Si mette in padella, si fa un bel pappone di tutta la roba. Beh, queste sono pulite. Sì, vai. E si sfrigge tutto. Questo burro lì però non mi sembra ottimo. A parte che è un po' durino. Questo è stato... Effettivamente, mi sa che è un po' durino. Però se non si muove stasera vuol dire che potete mangiare qualsiasi cosa nel mondo. Ha fatto un suono metallico. Aspetta, fai la parte 2 dopo perché... Allora abbiamo sostituito un po' di burro. Il burro con l'olio per motivi tecnici. Ora si frigge i formaggi. No, guarda, adesso se lo metti su internet non mangeranno. Questa è una cosa tremenda al mondo. A parte che ti lascia subito la tua donna immediatamente. E ti mangi questo nome. Dal formaggino fritto ci si frigge anche due sottilette. Si è spinta la luce, è accesa. Ma ci si frigge anche la lampadina. Allora, abbiamo aggiunto il pepe. Sì, aggiunto il pepe perché ci vuole per dare quel saporino un po' più piccante a questa vellutata di formaggini. Allunghiamo con un po' d'acqua perché ci si fa un po' di brodino di cottura per gli spaghetti dopo, perché a metà cottura abbiamo deciso che le cucineremo al risotto. Sì, proprio spiega per far sì che la salsa cominci bene a diventare una crema tipo questa cosa, crema d'olio. Una cremina, sì, che ha basso contenuto di colesterolo. Questo formaggino non c'è il verso di scioglierlo. E ci vuole delle temperature un po' più alte, ci vorrebbe un alto forno. La consistenza della plastica. Forse ce n'è di plastica. Fantastico che sì, sia anche alto contenuto di plastica. Perché... Poi notavo questo tegame qui, no? Sì. Come mai c'è tutte queste croste qui? Ma nel video poi non vengono. Non ci vengono perché servono per dare il sapore. Quelle sono tutte, sono le capsule del sapore. Invece del dado. È dove la tua nonna ci faceva il coso per il castagnaccio. Esatto, a luglio. Ecco, ora cosa ci si potrebbe aggiungere? Cosa c'hai in casa, Pratte? C'ho il pane. Beh, c'hai il pane. Questo pane non mi sa come si scioglie. Se si sciolgano i formaggini ci si scioglie anche il pane. Però io andrei su qualcos'altro. Cosa il peperoncino. No, ci si è messo il pepe, il peperoncino non ci sta tanto. Bravo. Se no c'è il nostro amico Origano. Che a noi ci garba tanto. No, l'Origano... Intanto si butta la pasta, che bolle. Beh. Si butta la pasta. La pasta è cruda, ma ci serve cruda perché si fa il risotto ora. Mm-hmm.
Sì. Ale. Aspetta, riprendi un po' la vellutata di formaggini che... Beh sì, anch'io penso. È parecchio invitante. Un bel po' di pepe perché non ci sa altro. Come? Ripeti? Un po' bruciato, ma fa parte della ricetta. Ah, bene, beh, sì, anch'io sento un aroma. Sì. Questo è molto invitante, sembra già vomitato anche. Che se c'è un sentore di ferro. Vero? Con un retrogusto di... Bisognerebbe farlo riposare un pochino perché... Tipo deve un mesetto. Deve concentrare... Occhio alla luce. Perfetto. Tutto il sapore. E... Si va verso la tavola. Serve un sottopentola, aspetta, te lo piglio. Ma tanto ci si fa a meno a mangiare questo. Secondo me non si ci si fa. Ok. Bah, e ora si prova. Buon appetito. E giudizio finale? È speciale. Non è male, vero? È buona, poi non c'è nemmeno tanto. Però è buona, è buona. Ti piace a te, Prato? A me mi garba. Ti garba parecchio, era meglio se si faceva gli olio o... Ora, è voluto una formaggiata e...